Buongiorno a tutti e benvenuti a TG Socialmente, un appuntamento che si rinnoverà ogni 15 giorni e con cui proprio oggi diamo via alle trasmissioni della nuova Web TV Telecuore Trentino. A partire dalle prossime settimane, ben 15 canali tematici verranno implementati con contenuti legati allo sport, all'arte, alla cultura, alla musica, al lavoro, alla politica, con un'attenzione particolare allo spazio dedicato ai giovani. E allora tutto è pronto, accendiamo i motori, 30 secondi di pubblicità, sigla e poi via alla prima trasmissione ufficiale di Telecuore Trentino. Passa il tempo, le stagioni, passano gli anni, ma il tuo parapetto Alurei durerà per sempre. Alurei fornisce ed installa parapetti in alluminio con verniciature, effetto legno, tintaral o finiture speciali con garanzia decennale. La miglior tecnologia con una consulenza senza eguali. Mettici alla prova www.alurei.it. Alurei, l'estetica del legno, la forza dell'alluminio. Tutti gli anni i mercatini di Trento hanno dato spazio alle numerose iniziative legate al volontariato e alle associazioni Onlus. Per ben 3 giorni, in via Garibaldi a Trento, una delle casette natalizie ha ospitato la Fondazione Trentina per l'Autismo. Con il ricavato, la Fondazione sta contribuendo a costruire Casa Sebastiano, il polo d'eccellenza europeo situato a Corredo, in Val di Non, che si occuperà di ricerca e di problematiche legate all'autismo. I casi accertati di autismo nel solo Trentino sono oltre 2.500 e purtroppo le conoscenze della malattia sono ancora molto scarse. Il lavoro dei volontari in queste 3 giornate ha permesso però ai trentini di donare qualcosa a chi nella vita è stato meno fortunato e di aiutare i genitori di bambini autistici a sostenere il peso della malattia. Per conto di Telecuore Trentino, Daniela Leoni è andata a intervistare i volontari della fondazione. La Fondazione Trentina per l'Autismo nasce per favorire la realizzazione di progetti allo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone con autismo di ogni età, infantile, adolescenziale e adulta, sviluppare migliori competenze e sostenere le famiglie. L'autismo è un disturbo che compare entro i primi 3 anni di vita e perdura in molti casi per tutta la vita. Si manifesta con una difficoltà nei processi di interazione e di scambio, nella compromissione del linguaggio e nella presenza di comportamenti inadeguati. È presente nella popolazione nella misura media di un caso ogni 1.000. Nel Trentino i casi accertati sono oltre 2.500. Non ci sono attualmente delle cure specifiche che portino alla guarigione. È la patologia meno studiata in assoluto nel mondo scientifico, per la grande complessità di numerosi fattori presenti nello stesso soggetto. La Fondazione ricerca le proprie risorse grazie ai partner nazionali e internazionali ed una struttura in rete con le istituzioni locali. Agisce nella promozione di interventi nell'ambito sanitario, educativo, riabilitativo, sociale e nella formazione. Alla Fondazione va dato merito di aver realizzato un progetto innovativo ed unico in Italia, che darà risposte a 360 gradi alle famiglie, ma soprattutto ai bambini, ragazzi e adulti affetti da autismo. Si chiama Casa Sebastiano e sarà un centro di ricerca e ospiterà anche dei pazienti diurni. Il costo intero del progetto è stato quantificato intorno a 5 milioni di euro, 3,5 dei quali saranno erogati dalla provincia autonoma di Trento e rimanente dalla Fondazione Trentina per l'Autismo. In collaborazione con i supermercati Poli, con i punti della Duplicar, possono essere donati a questo progetto. Buongiorno Sabrina. Buongiorno a voi. La sua presenza qui ai mercatini di Natale è dovuta per la raccolta fondi per finire di costruire Casa Sebastiano. Volevamo sapere quando, insomma, a che punto siete e quando verrà inaugurata. Allora, l'inaugurazione sarà nel 2016 perché per fortuna i lavori sono in anticipo, sarà una struttura molto concentrata per esempio sui colori, perché l'autismo è molto propenso al colore, ogni ragazzo ha il suo punto di riferimento con i colori. Sarà una struttura d'eccellenza che difatti non ce ne sono in momento in Italia.
speriamo che sia un punto di riferimento per molte famiglie che purtroppo hanno in casa una patologia del genere, e soprattutto è molto all'avanguardia nella diagnosi, perché è molto precoce nei primi mesi di vita proprio, e questo è un punto molto importante per poi aiutare il ragazzo ad affrontare la vita meglio possibile per loro, per le loro famiglie, perché è comunque un dramma familiare, perché viene coinvolto praticamente tutta la famiglia, e speriamo, insomma, che sia d'aiuto sia nell'aiutare le famiglie a capire da piccoli, sia quando sono adulti ad affrontare quello che sono le problematiche quotidiane, perché è quello il punto di riferimento. Casa Sebastiano rappresenta una grande sinergia fra pubblico e privato. Secondo lei è questa la nuova strada da seguire per l'inclusione dei soggetti disabili? Ma speriamo che, appunto, essendo l'unica struttura al momento all'avanguardia, speriamo che sia un punto di riferimento non solo per l'autismo, ma anche per tanti altri disabili che ci sono purtroppo. Speriamo che, appunto, sia uno spunto in cui l'azienda sanitaria innanzitutto prenda esempio, e anche altri come noi che hanno deciso di fondare questa fondazione per l'autismo in questo caso, però giustamente come ci sono tante altre patologie al mondo che speriamo, insomma. Questo progetto sarà gestito dalla fondazione stessa o sarà creata appositamente un'altra associazione che insieme a tutte le onlus che riguardano la patologia dell'autismo? Beh, sarebbe bello che tutte le onlus facessero, perché insieme si fa tanto. Ecco, il punto principale della fondazione è insieme con l'azienda sanitaria fare qualcosa, perché ci vuole, come ho detto, infermieri, medici, tutte persone comunque che hanno fatto dei corsi e che sanno cos'è l'autismo. Invece, per quanto riguarda la casetta che si trova in via Garibaldi, che cosa vendete, chi fa questi prodotti, si vuole raccontare un po' di questa casetta? I prodotti vengono fatti artigianalmente da genitori che hanno ragazzi autistici, tutti volontari che vogliono dare una mano appunto a finire a Casa Sebastiano, perché sono tanti, bisogna proprio dire che il volontariato è molto tanto. Allora, ci sono delle ghirlande fatte a mano, e praticamente poi stiamo vendendo dei libri fatti appunto dal presidente della fondazione, un libro che riguarda lui, che racconta praticamente la sua vita di imprenditore, ma la sua vita soprattutto nell'autismo con le figlie. E poi vendiamo il libro del Christian Bertol, che sono ricette del Trentino. E poi altre cose fatte con candele, cose artigianali praticamente, comunque sempre, che per fortuna ci sono delle persone che le hanno date volentieri per appunto raccogliere questi fondi in questi giorni di Natale. Grazie Sabrina. Dai mercatini di Natale di Trento, Daniela Leoni, a te Francesca. E a proposito di Fondazione Trentina per l'Autismo, abbiamo l'onore di avere qui in studio ospite il presidente Giovanni Coletti. Buongiorno. Buongiorno. Presidente, come proseguono i lavori a Casa Sebastiano? I lavori a Casa Sebastiano sono in anticipo rispetto ai tempi contrattuali, le imprese hanno lavorato molto bene. Stiamo puntando a una certificazione massima per quanto riguarda il complesso, Platinum, pertanto la massima gestione in casa clima che venga fatta anche all'interno del Triveneto. Pertanto hanno lavorato molto bene, con qualità e soprattutto con una grande organizzazione da parte di tutti. Quanto è importante per le famiglie con dei bambini autistici avere Casa Sebastiano come riferimento, sapere che ci sarà un polo così importante qui in Trentino? Beh, lì vorremmo fare qualcosa di innovativo, perché prima di tutto gli autistici sono persone, hanno le problematiche di tutte le persone normali, e lì vorremmo creare una sinergia con gli enti specializzati anche della presa in cura della persona autistica, che possa avere delle risposte sia per i genitori che per gli stessi ragazzi con autismo. E questo è un progetto, come sappiamo, molto importante, molto grande, che necessita del supporto anche delle istituzioni locali. Sì, la scommessa e la sinergia fatta fra pubblico e privato in quest'idea è stata molto forte, con la provincia autonoma di Trento, allora con l'assessore Rossi alla sanità,
che ha accettato una sfida molto importante per quanto riguarda questo connubio pubblico-privato, portando dei risultati molto ottimali per quanto riguarda la parte dell'innovazione di un connubio messo da una parte privata che è una fondazione che ha 100 soci, che si è messa in prima linea affrontando la sfida anche di una grande parte di finanziamento privato, diciamo, che dovrà sostenere l'intero progetto, oltre i 3 milioni e mezzo che la provincia autonoma ha destinato per quest'opera. È giustamente un grande progetto, noi vi facciamo i nostri migliori auguri, in bocca al lupo. Grazie mille e buona giornata a tutti i telespettatori. Grazie mille a Giovanni Coletti e noi continuiamo con le prossime notizie. Ad Arco ad ottobre è partita ufficialmente l'avventura della Marcia delle Carrozzine Onlus. L'associazione, cresciuta in modo esponenziale su Facebook, pone in risalto le problematiche legate alla disabilità, non soltanto nella zona del Garda, ma in tutta Italia, visto che raccoglie simpatizzanti su tutto il territorio nazionale. L'associazione intende operare nel campo dell'assistenza sociale con particolare riferimento alla disabilità, svolgendo numerose attività primarie. La nostra Eleonora Angelini è andata a sentire i loro programmi. La Marcia delle Carrozzine si pone come punto di riferimento autentico e non di facciata per tutti i problemi che riguardano il mondo della disabilità, attraverso azioni di protesta, per mettere in risalto quelle problematiche di cui poco si parla e ancor meno si fa. L'associazione si pone diversi obiettivi, come quello di favorire la mobilità, la deambulazione, il superamento delle barriere architettoniche e l'abbattimento delle distanze, incentivando così il trasporto di soggetti diversamente abili. L'accrescere la qualità dei servizi, al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione ad attività sociali, culturali o anche turistiche, ludiche, di intrattenimento e di svago in genere, quali esperienze umane irrinunciabili. Segretario Robbi, per quanto concerne le barriere architettoniche, ritenete che i comuni e la provincia abbiano fatto abbastanza in tal senso e soprattutto che ci siano le necessarie tutele per aiutare le persone con diversa abilità a relazionarsi quindi nel tessuto sociale? Allora, le barriere architettoniche è un problema complicatissimo, un problema che esiste da sempre e noi, Marcia delle Carrozzine Onlus, siamo partiti principalmente col problema che riguarda la mobilità delle carrozzine elettriche, però diciamo che il nostro secondo obiettivo è quello di abbattere appunto le barriere architettoniche, che sono numerosissime ancora, purtroppo. E diciamo che noi come associazione portiamo avanti tutta una serie di iniziative proprio per sensibilizzare anche la popolazione, ma soprattutto anche le amministrazioni pubbliche, perché sono loro i primi, diciamo, attori coinvolti che devono far rispettare le leggi che ci sono per l'abbattimento di queste barriere architettoniche. Il discorso è che le amministrazioni pubbliche, noi chiediamo, come Marcia delle Carrozzine, chiediamo a gran voce che all'interno delle commissioni urbanistiche, ad esempio, vari livelli, tipo comuni, ma anche in provincia o anche le comunità di valle, all'interno di queste commissioni deve essere nominato un disabile dove con la sua esperienza, dove porta la sua disabilità 24 ore al giorno, possa far capire ai nostri amministratori locali che dove esattamente si deve andare a mettere a posto la criticità della barriera. E noi parliamo sempre di barriere architettoniche, non ci sono soltanto le barriere architettoniche fisiche, ma anche quelle mentali, che forse sono un po' più complicate di quelle fisiche. E niente, noi appunto, il nostro motto è nulla su di noi senza di noi. Cosa vuol dire questo? Proprio quello che dicevo prima, cioè avere all'interno della sala di comando dove si decidono queste cose, quando si fa una legge per i disabili, che ci sia l'apporto tecnico, in questo caso di un disabile appunto. Perché è come dire a un non vedente di andare a controllare una struttura
qualsiasi genere, è ovvio che non lo può fare perché ha una limitazione, insomma. Quindi cos'è che, qual è il discorso allora? Un amministratore pubblico in questo caso va a recepire delle leggi, però non sa effettivamente qual è il vero problema della barriera architettonica. Le barriere architettoniche ci sono però anche, diciamo, tutta una serie di strumenti che evitano queste barriere, però non sono fatte come bisognerebbe, come dovrebbero essere fatte. Ad esempio, parliamo anche delle rampe elettroniche. Io personalmente ho trovato una volta una barriera elettronica in provincia dove l'addetto non trovava le chiavi per farla funzionare. Allora lei capisce che è una cosa veramente assurda questa. Tutto questo e molto altro ancora, coinvolgendo enti e realtà del mondo profit e no profit e soprattutto le amministrazioni pubbliche. Divulgare quindi il termine disabilità in tutte le sue forme, attraverso ogni mezzo di comunicazione esistente, rappresenta una crescita culturale e sociale imprescindibile per la nostra società d'oggi. Eleonora Angelini da Arco, con Mauro, Giampiero e Augusto, a te Francesca. E a proposito di questo servizio, non perdetevi lo speciale che andrà in onda la prossima settimana, che approfondirà ancora di più il lavoro svolto dall'associazione Carrozzine Onlus. E ora cambiamo argomento. Nel 2015 ha compiuto 25 anni. Stiamo parlando di Gaia Gruppo Aiuto Handicap, l'associazione di volontariato con sede in Borgo Valsugana, la cui finalità primaria è l'intrattenimento delle persone disabili. Per gli volontari dell'associazione, bilancio positivo anche nel 2015, dove sono stati i protagonisti del gruppo scuola nelle scuole medie di Roncegno e Borgo e dove, grazie all'iniziativa del gruppo genitori, nel 2015 è nato il progetto Estate in Fattoria, che verrà riproposto anche nel 2016. Per le attività programmate per i prossimi mesi abbiamo bisogno di nuovi volontari, afferma l'associazione, e il Gaia informa anche che i volontari attivi saranno coperti da assicurazione infortuni. Restituire la vista ai non vedenti attraverso il suono. Come? Sviluppando e allenando l'udito a percepire e identificare gli oggetti circostanti. È la sfida che parte da Reggio Emilia, dove Irene Lanza, giovane CEO della startup Sounds Out Training, ha sviluppato una realtà acustica virtuale che permetterà ai non vedenti di allenare l'udito a percepire e identificare gli oggetti, fino a poter riuscire a tirare in porta o a mettere segno un tiro libero a basket, spiega provocatoriamente. Il prototipo del software è pronto e a breve sulla piattaforma Kickstarter sarà messa online una campagna di crowdfunding volta a raccogliere i 250.000 euro necessari a svilupparlo e renderlo accessibile a tutti. Se tutto andrà secondo i piani, nel 2017 il software sarà libero e open source. Irene Lanza, studentessa di 25 anni di ingegneria gestionale delle università di Modena e Reggio Emilia, si è posta dunque un obiettivo che potrebbe rivoluzionare la vita degli ipovedenti con una tecnica adottabile anche dalle persone normodotate per aumentare la percezione di se stesse nell'ambiente. In una parola, ecolocalizzazione, ovvero lo stesso principio del sonar, la tecnica del pipistrello. Puntuale come ormai da 3 anni, fino al 24 dicembre Babbo Natale ha aperto le porte del suo regno, ospitato a Palazzo Martini a mezzo corona. Quello natalizio è stato un momento importante anche per le associazioni di volontariato che operano nel paese e che hanno avuto la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico. Nella suggestiva casa di Babbo Natale era presente anche la sezione pediatrica di ATMAR, l'associazione malati reumatici trentini intitolata ad Alice Magnani, la sfortunata atleta trentina di tamburello scomparsa nel maggio scorso a causa di un tragico incidente automobilistico. Presente anche un mercatino solidale curato dai genitori di bambini affetti da malattie reumatiche. Ce ne parla il nostro inviato Fabrizio Brida. Gli operatori economici, da sempre attenti ai problemi dei bambini, ospitano anche quest'anno all'interno della casa di Babbo Natale, a Palazzo Martini, il mercatino solidale di giochi e libri usati, per raccogliere fondi volti a sostenere le attività dell'associazione ATMAR. Sezione pediatrica Alice Magnani è il nome scelto dai genitori e soci per la neocostituita sezione pediatrica all'interno dell'associazione. Un progetto innovativo che segue i molti già realizzati negli ultimi 20 anni da ATMAR e che chiude virtualmente il cerchio dell'organizzazione della sede trentina. L'intitolazione, fortemente voluta dai genitori dei bambini affetti da malattie reumatiche, punta a ricordare l'impegno e l'esempio di Alice, giovane 22enne, campionessa nello sport e nella vita, recentemente scomparsa.
Alice Magnani, era affetta da artrite reumatoide e ciò nonostante ha sempre praticato sport ai massimi livelli nazionali, diventando un'icona e l'esempio concreto di come, con volontà e determinazione, sia possibile superare gli ostacoli imposti dalla malattia. La sezione pediatrica affiancherà i vertici di ATMAR e collaborerà con tutte le associazioni di pazienti reumatici a livello nazionale, in particolare con il Volo, la Onlus con sede a Padova, promotrice del progetto Tridentum presso l'ospedale di Trento. Noi in questo momento, proprio con l'associazione Il Volo, che è l'associazione che raggruppa i genitori di bambini affetti da malattie reumatiche e che fa capo all'unità di reumatologia pediatrica dell'ospedale di Padova, stiamo portando avanti il progetto Tridentum, un progetto che prevede la formazione di due medici pediatri trentini che faranno una formazione specifica, un master presso l'Università degli Studi di Padova, affinché un domani possiamo essere, proprio sempre in collaborazione con i maggiori centri nazionali di reumatologia pediatrica, però ecco, di poter dare delle risposte immediate ai genitori sul territorio. Obiettivo della sezione pediatrica è offrire alle famiglie trentine un supporto assistenziale in termini informativi, psicologici e di condivisione delle principali criticità conseguenti alla malattia reumatica, che ricordiamo risulta cronica, invalidante e sistemica, coinvolgente cioè tutto l'organismo di una persona. È in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, in particolare con i clown di Corsia, che allieteranno in qualche modo le degenze dei nostri piccoli pazienti, oppure durante l'ambulatorio mensile che si tiene a Trento, i clown di Corsia intratteneranno i nostri bambini in momenti felici, cercando di fargli passare un po' di ansia rispetto all'incontro con lo specialista. Il nostro obiettivo principale è quello di sensibilizzare la cittadinanza e quindi le istituzioni sul tema delle malattie reumatiche in età pediatrica, che ancor più che nel caso degli adulti risultano essere malattie invalidanti e spesso non riconosciute, hanno sottolineato i genitori. La sede è in via del Torrione 6 a Trento e il sito è www.reumaticitrentino.it. Per noi è una grossa responsabilità e un grosso onore. Una grossa responsabilità perché siamo tutti consapevoli che Alice ha lasciato un esempio concreto di cosa vuol dire spendersi per gli altri. Lei era testimonia della nostra associazione, è sempre stata molto vicina ai bambini e a tutte le istanze dei genitori. E quindi noi portiamo avanti il suo impegno e abbiamo fatto nostro il suo motto, che era vietato arrendersi. È un esempio concreto di come attraverso l'impegno a favore di tutte le persone, anche quelle più lontane a noi, anche quelle che non conosciamo, possa diventare possibile realizzare dei grandi progetti come quello che abbiamo portato avanti noi con la neonata sezione Alice Magnani, che è ad esempio quello di avere un ambulatorio dedicato alla reumatologia pediatrica presso l'ospedale Santa Chiara di Trento, in convenzione con i medici della reumatologia pediatrica di Padova. Signor Buson, le chiediamo come sta andando a livello di affluenza e se si ritiene soddisfatto della partecipazione. Sì, come presenze ne abbiamo tantissime. Oggi è la quarta giornata di apertura e diciamo che abbiamo tantissime presenze. La cosa che ci soddisfa di più di tutto è che abbiamo tante presenze di persone extra trentine, cioè dal Veneto, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, e questo è un bel segnale. Ne abbiamo avute addirittura dal Piemonte, ne abbiamo avute dalla Toscana, perciò per noi è una cosa fantastica. Da Mezzocorona è tutto, a voi studio. A Trento, esattamente a Spini di Gardolo, esiste un bar che è diventato un grande punto di riferimento per Trento Nord e non solo. Si chiama Tutti per Uno, ma tranquilli, i quattro moschettieri non c'entrano niente. C'entra invece il presidente della Fondazione Trentina per l'Autismo, Giovanni Coletti, che insieme al socio Franco Pinamonti ha deciso di unire imprenditorialità e no profit. Un mix esplosivo che dimostra come in questo periodo di crisi progetti etici possono essere sostenibili, addirittura arricchire e far crescere la comunità e il suo territorio. La nostra Daniela Leoni è andata a intervistare la direttrice dell'attività, Patrizia Miano. Da quasi un anno che è stato aperto il bar Tutti per Uno a Trento Spini di Gardolo, un bar innovativo e sostenibile che ha portato luce e speranza nonostante la crisi. I gestori sono degli imprenditori conosciuti, tra cui Gianni Coletti, presidente della Fondazione sull'Autismo del Trentino, Franco Pinamonti e Patrizia Miano, gestisce insieme a Coletti la società FIGP SRL.
Accanto all'attività di bar e ristorazione è stata messa a disposizione gratuitamente la sala interna ad associazioni no profit e sportive o per determinati eventi sociali. Punto di riferimento molto importante sotto il profilo sociale grazie al corso tenuto lo scorso febbraio per operatori e accompagnatori di persone autistiche, di cui parte dei ricavi vengono donati alla ricerca per l'integrazione dei medesimi. Numerose sono le attività e iniziative partite quest'anno, come la raccolta fondi per la costruzione Casa Sebastiano a Coredo, che ospiterà sia adulti che bambini autistici, con un servizio sia diurno che notturno. Il bar Tutti per Uno ospita a pranzo la cooperativa sociale CS4, 15 ragazzi disabili che grazie al riciclo dei tessuti creano bellissimi oggetti che vengono esposti all'interno in un apposito spazio del bar. Quindi non un semplice bar, ma attenti alla solidarietà, ai diversamente abili e con un occhio di riguardo alla scelta e alla qualità dei propri prodotti. Siamo con Patrizia Miano, una dei titolari del bar Tutti per Uno a Spini di Gardolo, e siamo venuti appunto a vedere appunto come sono andate le cose durante questo anno di attività. Beh, sono state parecchie le attività che abbiamo cercato di portare all'interno del bar. Una delle prime è stato ospitare il corso di formazione di alcuni consulenti per i ragazzi autistici, che è durato, sono stati circa 10 appuntamenti, e li abbiamo ospitati nella nostra sala adiacente, che era stata attrezzata come sala conferenza, e ovviamente il bar era un punto di riferimento anche per quanto riguarda la ristorazione. Ora, gli obiettivi sono tanti, ovviamente, nel senso che il primo anno è stato, si può dire, molto impegnativo per far partire un progetto nuovo. Ovviamente eravamo in start-up, quindi in un punto nuovo, aprire un bar, il primo obiettivo era quello di fidelizzare la clientela offrendo un servizio di qualità e ovviamente stando su quello che è il mercato locale. E gli obiettivi sono su vari livelli, sarebbe quello di incentivare i prodotti locali che già adesso utilizziamo e iniziare delle altre collaborazioni con le cooperative sociali locali, sia per i prodotti da utilizzare all'interno del bar e sia per quanto riguarda anche altri tipi di collaborazioni che sono già iniziate e che stanno andando molto bene. E per esempio che altre attività appunto avete organizzato, state appunto organizzando, come stanno procedendo? Allora, una delle ultime, proprio in concomitanza con l'apertura della sala adiacente, che abbiamo poi alla fine attrezzato come sala pranzo perché la richiesta era molto, molto vasta, e abbiamo attrezzato la sala con dei tavolini, quindi abbiamo più posti a sedere, e siamo riusciti a ospitare dei ragazzi disabili di una cooperativa che c'è proprio qua di fronte a noi, che è la CS4, e li ospitiamo tutti i giorni a pranzo e ospitiamo anche, diciamo, abbiamo attrezzato un angolino per esporre i prodotti che loro stessi producono, gadget, borse di vario genere, altri tipi di oggettistica, e proprio per cercare di intrecciare relazioni con le cooperative che hanno come obiettivo quello di aiutare persone disabili, bisognose e con esigenze particolari. Ecco, la maggior parte, diciamo, dei gadget che producono, che sono cose tra l'altro molto carine, e anche per la cooperativa e la CS4, anche loro stanno organizzando varie iniziative che forse sarebbe anche il carino, insomma, citare. In quasi 10 mesi ormai di attività, quello che abbiamo ottenuto è un giro di clientela fidelizzata, e questo, insomma, di questo siamo molto contenti. Il cliente torna probabilmente perché trova la qualità nel prodotto che viene offerto, il servizio, ovviamente la comodità e la vicinanza per quanto riguarda sia la colazione che il pranzo, insomma. E di questo abbiamo avuto un bel ritorno, e infatti abbiamo poi deciso di adibire la sala adiacente a sala pranzo, perché appunto la richiesta, specialmente sulle ore dei pasti, era abbastanza consistente. Quindi questo, diciamo, che è stato forse il primo obiettivo importante di questo progetto. Ovviamente bisogna sottolineare che se il bar funziona, funzionerà anche la donazione che poi
poi a fine anno si potrà girare, donare alla fondazione. Quindi è per quello che il nostro slogan è fa bene a te, fa bene agli altri, perché anche consumare un solo caffè all'interno di questo bar significa sostenere indirettamente la fondazione e il progetto. Un altro obiettivo molto importante che abbiamo ottenuto è il marchio etico da parte del Comune di Trento, che abbiamo ricevuto perché ovviamente il bar è contro il gioco d'azzardo ed è una cosa molto importante. Il giorno che abbiamo ricevuto il marchio non eravamo soltanto noi, c'erano altri 9 locali che hanno ricevuto lo stesso marchio ed è, diciamo, un po' un'idea generale quella che ovviamente il gioco d'azzardo va a rovinare, si sa benissimo, insomma, va a rovinare vite e famiglie, e assolutamente noi siamo contro questa pratica e siamo molto onorati di averlo ricevuto. Allora, la fondazione ha vari progetti e adesso parlare di tutti i progetti in corso diventa forse ci dilungheremmo parecchio. Il progetto principale della fondazione è Casa Sebastiano, è un istituto che è in costruzione, è in corso di costruzione, i lavori sono già a buon punto ed è un istituto che ovviamente viene costruito per essere a disposizione dei soggetti autistici, poi la gestione ovviamente sarà della fondazione, e sarà un centro diurno e notturno dove si potrà, le famiglie potranno trovare un appoggio con dei consulenti ovviamente professionisti e le attività che ci saranno all'interno sono veramente molteplici. Poi si è pensato anche di adibire una parte di questo istituto anche ad altri tipi di disabilità e altre persone, insomma, che possono avere esigenze per un appoggio, quindi non solo autismo, ecco. Grazie, è stata molto gentile Patrizia. Da Trento, Daniela Leoni, a voi in studio. E per oggi siamo arrivati al termine. La prima trasmissione di Telecuore Trentino termina qui. Con TG Socialmente ci rivediamo fra 15 giorni con le ultime novità. Nel frattempo, chiunque voglia scriverci, collaborare con noi, inviarci le sue idee o nuovi format, può farlo contattandoci a redazione@telecuoretrentino.it. Noi ci vediamo alla prossima puntata.